Sicuramente l'idea di Aurelio Grimaldi era stata quella di fare luce proprio su questo personaggio politico che, come dici tu, appunto, era stato un po' trascurato. E raccontare prima di tutto l'uomo, il marito, il padre, e poi quindi abbiamo iniziato il film raccontando la famiglia, quello che era Piersanti, appunto. Uomo, la sua natura appunto umana e poi l'uomo politico, quindi tutto il racconto ovviamente del periodo storico molto caldo in Sicilia appunto negli anni Ottanta di cui Piersanti era protagonista. E abbiamo raccontato questa donna, Irma, una donna molto forte, però con una sua compostezza, una sua eleganza borghese, dettata anche dall'epoca. Innata anche probabilmente, che ovviamente ha avuto grandi difficoltà a sopportare questa tragedia, questo dolore. Quindi il dolore che Aurelio mi ha chiesto di rappresentare in questo personaggio era quello di una donna che non si dà pace, quindi una donna che mantiene comunque la sua compostezza, ma implosa, cioè che dentro ha questo dolore, questa angoscia di aver visto morire appunto suo marito tra le sue braccia, di aver visto l'assassino proprio negli occhi, perché lui era lì nel momento in cui ha puntato la pistola e lei con la mano gli ha detto no. E c'è stato proprio uno sguardo, uno scambio di sguardi che penso questa donna non dimenticherà mai nella vita, no? E lì la lucidità anche dell'assassino che ha evitato scientemente il corpo della donna e ha preso lui. E nonostante la concitazione di quel momento, per assurdo, con un atto forse anche di dignità e di morale in quel momento, ha scelto di non ammazzare lei. Devo dire, questa scena me la sono portata per tanti giorni addosso, non è stata una scena facile, anche perché non avevo mai girato delle scene così, un paio di volte, galantuomini, mi ricordo, ho preso la pistola, sparato, però non l'omicidio, questa violenza, non l'avevo mai interpretata, quindi per la prima volta un giorno intero a girare questa scena, a entrare ovviamente dentro questo dolore, questa violenza, questa sorpresa assolutamente inaudita di vedere un uomo morire accanto, il proprio marito. Forte, è stato molto potente. Ma oltre al dolore c'è la rabbia, perché pur avendo visto da vicino questo assassino, alla fine poi non c'è stata la mano della giustizia risolutiva. No, no, non c'è stata perché lei non è stata creduta. In realtà non è molto chiaro se appunto è la sua versione che non è stata creduta oppure non c'erano le prove sufficienti per arrestare poi quello che lei ha riconosciuto come l'assassino. Non è chiaro questo, però sicuramente lei quello sguardo non se lo dimenticherà mai. Questo personaggio cosa lascia nella carriera di un'attrice? Beh, complicato anche questo, complicata questa domanda. È un personaggio, ma mi dicono che sono un'attrice popolare, no? Forse contadina, di estrazione contadina, non lo so, però in realtà questo è un personaggio molto borghese, molto composto, molto religiosa anche Irma. E quindi ho cercato appunto di calarmi in questa compostezza e anche in questo non darsi pace, quindi questo sentimento molto contrapposto, perché lei, per esempio, durante la scena che io ho con il commissario, dove c'è il riconoscimento delle fotografie, no, dell'assassino, anche lì c'è una rabbia implosa, però appunto non è una rabbia di urla, non è una rabbia di gesticolare, ma è una rabbia composta come era appunto la signora Irma.